Assalamu alaikum, benvenuti in questo video in cui vi darò le istruzioni per godervi, inshallah, una serie su uno dei compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam più importanti, ovvero Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. La novità è che questa serie, che magari tanti di voi hanno già visto in lingua araba o sottotitolata in lingua inglese, adesso, alhamdulillah, è disponibile con i sottotitoli in italiano. Quindi è una buona notizia per tutti coloro che vogliono godersi una bella serie TV islamica, anche se non sanno l'arabo e anche se non vogliono fare la fatica di capirla con i sottotitoli in inglese. A questo proposito, voglio ringraziare il fratello Amir per l'enorme lavoro di traduzione che ha fatto, barakallahu fi, che lì Dio lo ricompensi. I motivi per cui vi consiglio di guardare questa serie sono diversi. Il primo motivo è proprio la storia di Omar ibn Khattab, un uomo, radiallahu anhu, un uomo che è partito dall'essere un pastore di cammelli fino a diventare l'uomo più potente del mondo nel suo tempo. È una storia di cui hanno bisogno oggi i musulmani perché ispira al miglioramento sia nella fede sia nella vita. E molto spesso viviamo certi insegnamenti islamici in maniera astratta e facciamo fatica ad immaginarli applicati da un essere umano. Ecco, conoscere la storia di Omar ibn al-Khattab significa vedere la trasformazione di un uomo grazie agli insegnamenti islamici. Il secondo motivo per cui consiglio la visione di questa serie è che è utile per avere proprio una preparazione di base sugli avvenimenti più importanti dei primi 4 decenni della storia islamica. Nella serie vengono presentati gli eventi più importanti della vita del profeta sallallahu alaihi wasallam, del califfato di Abu Bakr, cioè della khilafa di Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, e poi di Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Quindi un ottimo modo per rilassarsi e imparare oppure ripassare, per chi è già preparato, qualcosa di utile sulla propria storia. E il terzo motivo per cui suggerisco la visione di questo film è il più importante. Il punto forte della serie di Omar ibn Khattab sono assolutamente i dialoghi. Sono dei dialoghi tra grandi sahaba da cui si possono assorbire in maniera naturale degli insegnamenti islamici di cui oggi i credenti hanno bisogno. E non solo, sempre grazie a questi dialoghi nella serie vengono sciolti e risolti molti dei dilemmi e degli interrogativi che circolano nella mente dei musulmani oggi. È un vero e proprio, passatemi il termine, corso di formazione di base su alcuni temi della fede. Ma non tanto di base, perché c'è gente davvero che magari ha studiato l'Islam, ma certi passaggi non li ha capiti e non li ha compresi. Quindi una sorta di corso di formazione da imparare con leggerezza con una serie TV. E ve la consiglio dal canale di questo progetto, del progetto Strong Believer, perché la missione del nostro progetto è proprio formare credenti forti, consapevoli, spiritualmente elevati, e lo facciamo con tutti i mezzi possibili, via YouTube, via mail, via eventi dal vivo, nell'accademia che abbiamo, nella community che abbiamo, ma anche suggerendo libri, risorse utili e perché no, film e serie TV utili al proprio miglioramento. Per chi si imbatte in un nostro video per la prima volta, dovete sapere che il progetto Strong Believer, che con il progetto Strong Believer abbiamo l'ambizione di contribuire alla rinascita della Umma e al miglioramento delle condizioni della comunità formando credenti forti. Il profeta sallallahu alaihi wasallam diceva: "Al mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'minul dhaif." Il credente forte, da cui il nome Strong Believer del progetto, è migliore e più amato da Allah rispetto al credente debole. Crediamo che oggi la Umma sia debole perché i credenti sono principalmente deboli, la maggior parte dei credenti sono deboli e per una Umma forte bisogna forgiare un grande numero di credenti forti, dei credenti che hanno una forte connessione con Allah subhanahu wa ta'ala e che sono in grado di lasciare un impatto, un'impronta positiva in questa vita. Dei credenti come Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il protagonista della serie che vi consiglio oggi. Diciamo che ci tengo molto che venga vista questa serie, che venga approfondita la storia di Omar ibn Khattab radiallahu anhu, perché si può dire che lui è l'emblema dello Strong Believer. Un credente con una forte connessione con Allah, tant'è che il profeta sallallahu alaihi wasallam gli ha annunciato che sarà tra gli abitanti del Jannah, ma non è un credente che si è limitato a pregare e a digiunare e basta, bensì ha lasciato un importante impatto nel mondo. Quindi il tipo di credente di cui oggi la Umma ha tanto bisogno. Veniamo alle istruzioni per vedere questa straordinaria serie. Step numero 1. In descrizione troverete un link. Cliccateci sopra. Step numero 2. Il link vi porterà sul sito del progetto Strong Believer.
Lì troverete la presentazione della serie, vi verranno chiesti i vostri contatti, la mail, inseritela, riceverete il link per vedere la serie alla mail che avete indicato. Perché non abbiamo messo il link direttamente sotto il video? Per due semplici motivi: per evitare intasamenti di traffico alla cartella cloud in cui è caricata la serie, e il secondo motivo è che vorrei molto che coloro che in Italia sono interessati a una serie come quella su Omar Ibn Khattab, mi piacerebbe che conoscessero il progetto Strong Believer. Essere interessati a conoscere la storia di Omar Ibn Khattab radiallahu anhu significa essere persone che ci tengono alla fede, persone curiose di conoscere i nostri antenati e la nostra storia, persone che hanno a cuore la Umma. Ed è questo tipo di caratteristiche che accomunano i membri della community Strong Believer. Quindi clicca qui sotto in descrizione o nel link in bio e iscrivendoti gratuitamente alla community Strong Believer riceverai via email la serie TV di Omar Ibn Khattab sottotitolata in italiano. E non dimenticare di immergerti nel mondo Strong Believer. A presto, inshallah.